Gentili telespettatori, buona giornata. A sorpresa il governo abbassa il canone dei famosi balneari del 4,5%. Inflazione al 5%, lo abbassi di quasi il 5%, 10% in meno. Quando ho letto questa notizia non l'ho capita e ci sto ancora pensando. Perché un governo all'improvviso abbassa il canone dei balneari quando l'Europa ci chiede di mettere a concorso, a bando, le loro concessioni? Perché? Ci sono alcune ipotesi che mi vengono in mente. Forse il governo dice fra un po' dobbiamo mettergli tutte le concessioni a bando, allora magari per adesso gli abbassiamo il canone, così sono contenti, perché poi gli arriva la mazzulata. Questa è l'ipotesi 1. L'ipotesi 2 è che voglia il governo favorire i balneari. E voi direte, perché i balneari sono in difficoltà economiche, guadagnano poco? E non è propriamente così. Vi dico che davvero sono rimasto un po' pensieroso, perché sto cercando di capire dove va a parare questo, perché ricordatevi che in politica niente viene fatto così a caso. Dice, abbiamo abbassato perché? Oh, così. Ci deve essere dietro una spiegazione ben precisa. Forse tengo a bada i balneari, gli abbasso il canone, perché tanto fra qualche mese gli tolgo la concessione e la metto all'asta. Avete voi altre spiegazioni? Allora, vi racconto meglio la notizia. Le imprese balneari potranno avere nel 2024 un taglio del 4,5% dei canoni annuali verso lo Stato. Lo dispone il decreto del Ministero delle Infrastrutture, Salvini, che alla fine di ogni anno aggiorna i canoni. C'è l'inflazione del 5%, dovresti aumentarli del 5%. Se tu me li abbassi del 4,5% quando c'è stato un aumento del 5% dell'inflazione, significa che tu glieli stai abbassando, cioè invece che aumentarglieli, glieli stai anche abbassando. Non glieli lasci lì, glieli abbassi pure, quindi vuol dire che c'è un bel 10% quasi di... Come si legge nella circolare dello stesso Salvini, in prima fila nella difesa dei balneari, con decreto numero 389 fissa un meno 4,5%. Forse voleva mettere più, si sono sbagliati? Hanno dimenticato quell'asticella che fa così? E quindi la misura minima del canone scende quest'anno a 3.225 euro per tutto il 2024 contro i 3.337 euro dovuti nel 2023. Quindi rispetto al 2023 quelli che hanno le concessioni balneari pagheranno 152 euro in meno, nonostante i fortissimi aumenti dei prezzi di ombrelloni e lettini riscontrati la scorsa estate. Quindi aumento vertiginoso di lettini e ombrelloni e lo Stato diminuisce il canone ai balneari. Voi direte, magari i balneari fanno fatica ad arrivare a fine mese. Bene, ascoltate questo. Secondo l'ultimo rapporto della Corte dei Conti, lo Stato nel 2020 aveva incassato appena 92,5 milioni da 12.166 concessioni, una media di 7.603 euro a canone. Non al mese, all'anno. 7.603 euro all'anno. Dice, però poverini, però fatturano poco. Fatturato medio stabilito da Nomisma, fatturato medio
260.000 euro a stabilimento. Quindi fatturato di 260.000 euro medio, concessione costa 7.603 euro. Diciamo che meno del 3%, cioè voi fatturate 260 e dite: per fatturare 260.000 euro quanto paghi allo Stato di concessione? Meno del 3%. Fino al 2020 il canone minimo, e pensate che era di 362 euro l'anno. Poi nel 2021 con il governo Conte 2, da 362 pum, si passa a 2.500 euro. Pensate che Flavio Briatore, proprietario del Twiga di Forte dei Marmi, lo scorso marzo, intervistato da Gian Antonio Stella, dice: al demanio abbiamo sempre pagato poco o niente. Lo dice proprio un imprenditore balneare: allo Stato abbiamo sempre pagato poco o niente. Intanto l'Italia è pronta a pagare un'altra multa per non aver messo a gara le concessioni balneari. Abbiamo già una multa, adesso arriva una seconda multa. Pertanto lo Stato cosa fa? Dice: voi balneari mi pagate questo, quest'anno che dovrei aumentarvi del 5-8% secondo l'inflazione, non ve lo aumento, anzi vi abbasso quel poco che già pagate, però noi come Stato, per non aver messo a gara le vostre concessioni all'asta, dobbiamo pagare una seconda grossa multa. Quindi lo Stato si carica di una seconda multa per non aver liberalizzato il settore, e in più a quei pochi soldi che pagano gli abbasso pure del 4,5%. Vi dico che davvero non l'ho capita questa. L'unica spiegazione che mi viene in mente è questa: visto che fra un po' gli tolgo le concessioni e le metto all'asta e molti non riusciranno più a prendersele, allora, visto che magari hanno l'ultimo anno, gli facciamo un piccolo sconto, così pagano 150 euro in meno e si sentono presi in considerazione. E l'ultima e l'unica spiegazione che mi viene in mente, perché davvero non ne ho altre. Arrivederci a tutti e grazie.